2022 i viaggiatori dal Medio Oriente verso l'Italia sono aumentati del 164% sull'anno precedente e del 47% sul 2019. La maggior parte dei flussi turistici proviene dagli Emirati Arabi Uniti, con un'incidenza del 32% sul totale e una crescita dell'82% sul 2021. È quanto reso noto da Enit alla fiera ATM, Arabian Travel Market, a Dubai. Un meeting internazionale fondamentale per creare nuove sinergie e partnership con operatori turistici, agenzie di viaggio e investitori internazionali interessati a sviluppare progetti turistici in Italia. Collaborazioni che si traducono in nuove rotte turistiche, pacchetti vacanza tematici e investimenti infrastrutturali e che contribuiscono a diversificare l'offerta turistica del nostro paese e a raggiungere nuovi segmenti di mercato. Nel dettaglio, l'88% dei visitatori arriva da Dubai e l'11% da Abu Dhabi. La spesa complessiva dei viaggiatori dal Medio Oriente in Italia cresce del 127% nel 2022 sul 2021. La scelta dell'alloggio ricade principalmente su alberghi e villaggi turistici, che insieme acquisiscono il 67% della spesa complessiva. Segue il soggiorno presso parenti e amici, in case in affitto e di proprietà. Per il ministro del turismo Daniela Santanchè si tratta di momenti preziosi per definire strategie di apertura a nuove aree di grande interesse per la crescita del comparto e specificamente per il segmento del lusso, che genera importanti benefici economici per imprese e territori e che vede nell'Italia una destinazione molto ambita.